nato Natale lascia l'incarico di sindaco di Casal di Principe. Il ministro Santanchè presente all'evento sul turismo, grandi progetti in programma. Gli azzurri lavorano per il nome del tecnico viola per la panchina del Napoli. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione regionale. Partiamo come di consueto dalla cronaca e da quanto accaduto per la Venere degli Straci. Il clochard imputato per l'incendio della Venere ha avuto infatti una riduzione della pena. Ridotta a 2 anni e 6 mesi di reclusione, la condanna per Simone Isaia, 33enne, condannato in primo grado, a 4 anni di carcere e a una multa di 4.000 euro. Così si è espressa la Corte di Appello di Napoli al termine del processo sull'incendio della Venere degli Stracci. L'opera dello storico artista Michelangelo Pistoletto andò a fuoco all'alba del 12 luglio 2023 in Piazza Municipio a Napoli. Le indagini hanno portato l'uomo ad essere incastrato, con la squadra mobile coordinata dai magistrati del gruppo Beni Culturali che si sono occupati del caso. Il giudice si è riservato la decisione sugli arresti domiciliari per Isaia in una struttura gestita da Don Franco Esposito, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale carceraria, che da 5 anni ha aperto una casa di accoglienza per detenuti e domiciliari. D'altro canto, l'arcivescovo Mimmo Battaglia di Napoli aveva rivolto una lettera al giudice di appello per ricordare le condizioni di Simone Isaia, siccome si tratta di una persona in evidente stato di difficoltà e marginalità sociale. Non c'è unione nella maggioranza. Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, lascia il proprio incarico. Renato Natale, primo cittadino di Casal di Principe, lascia il proprio incarico per i contrasti con la maggioranza. Una decisione inattesa che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Dimissioni che diventeranno irrevocabili tra 20 giorni, un tempo nel quale, ha spiegato nei nostri microfoni, si arrivi ad una candidatura unitaria per le elezioni previste per l'8 e 9 giugno. Ad oggi non si è raggiunta un'unità da formazione che mi ha sostenuto in tutti questi 10 anni nella scelta della candidatura sindaco. Io, come è chiaro, non mi potrò candidare e né mi sarei candidato, insomma, anche potente, come per il terzo mandato. E per cui, visto e considerato, devo prendere atto che la maggioranza che mi sostiene non è unita al suo interno legittimamente per diverse posizioni che sono emerse. E questa cosa mi impedirebbe di poter governare in modo sereno, soprattutto in prossimità via via che si avvicinano al momento della campagna elettorale. Processo binario d'Orio, nessuna dichiarazione per il boss Francesco Schiavone, la prossima udienza si terrà il 22 aprile. Ieri nuova udienza del processo binario d'oro, imputati 2 cugini di Francesco Schiavone, detto Sandokan, Nicola e il fratello Vincenzo Schiavone, indicati da più collaboratori di giustizia come braccio imprenditoriale del clan dei Casalesi. Al centro del dibattimento estorsioni e lavori acquisiti con metodo mafioso dai due nel settore degli appalti ferroviari. Nessun deposito di dichiarazioni di Sandokan, la cui collaborazione con la giustizia è stata resa nota nei giorni scorsi. Il 22 aprile è previsto a Napoli il secondo troncone del processo sugli appalti, dove vengono contestati reati di intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta, corruzione, riciclaggio con l'aggravante della metodologia mafiosa, ma anche rivelazione di atti coperti dal segreto delle indagini. E non escluso che in tale occasione possano essere depositati segreti che il neo collaboratore ha rivelato agli inquirenti. Ieri una richiesta respinta è stata presentata dalla difesa di Nicola Schiavone ed è quella di celebrare il processo a porte chiuse per evitare che l'eccessiva attenzione mediatica possa ledere la privacy degli imputati. Veniamo al processo per gli stupri di gruppo a Caivano. Gli imputati chiedono la messa alla prova e una perizia psichiatrica. Dopo 10 mesi prende vita il processo che vede 9 imputati per lo stupro di 2 minori di 10 e 12 anni che si consumò a Caivano la scorsa estate. Il reato di violenza carnale potrebbe essere cancellato per l'esito di una perizia psichiatrica richiesta da uno dei maggiorenni e la richiesta di messa alla prova per i minorenni coinvolti nella violenza di gruppo. Inoltre la difesa degli imputati ha formulato domanda perché i ragazzi vengano processati con il giudizio abbreviato, procedimento che consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena.
Si deciderà su questa istanza per i due maggiorenni incriminati il prossimo 19 aprile in udienza davanti al GUP della città partenopea, mentre il 24 giugno il GUP del Tribunale dei minorenni di Napoli dovrà decidere sulle richieste di rito abbreviato e di messa alla prova presentate dai legali dei 7 minorenni implicati nella stessa vicenda. Tracciare un bilancio delle attività svolte dal Comune sul tema del contrasto alla fragilità minorile. Questo è quanto nel convegno andato in scena all'interno delle aule consiliari del Comune di Ercolano. Sensibilizzazione e confronto sull'importanza del ruolo delle famiglie e delle istituzioni come contrasto alla fragilità minorile. Di questo si è discusso in un lungo convegno presso la sala consiliare del Comune di Ercolano con la partecipazione delle istituzioni. È molto importante oggi rendersi conto del ruolo fondamentale della famiglia, però di una famiglia sana, che sia di supporto serio per quel che riguarda i minori e per la gestione dei minori. Purtroppo abbiamo visto che in tante occasioni tanti minori sono stati assolutamente abbandonati e quindi cresciuti in un ambiente assolutamente non idoneo, il che ha portato poi ad entrare nel momento in cui sono cresciuti in un ambito criminale. Il supporto alle famiglie, il supporto ai minorenni, gli assistenti sociali che possano entrare nelle case e aiutare anche le famiglie, il sostegno anche con sostegno psicologico, aiuto ai genitori è fondamentale, perché proprio è l'attività di prevenzione che può sicuramente aiutare a evitare la devianza dei giovani. Il PNRR è necessario per colmare la lacuna tra il nord e il sud del paese, e per raggiungere questo obiettivo non servono soltanto grandi opere pubbliche e grandi infrastrutture, ma serve intervenire nelle famiglie, serve intervenire contro la fragilità minorile. Un appuntamento importante per tracciare un primo bilancio delle attività svolte dal Comune di Ercolano nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi del PNRR e che si è fondato sull'educazione domiciliare, oltre che la salvaguardia della qualità del rapporto genitori-figli, per promuovere momenti di confronto e condivisione. Aggressione nel carcere di Avellino, picchiati cappellano e un'ispettrice, insorgono i sindacati. Ancora violenze in carcere. Il cappellano, che presta servizio nell'istituto penitenziario di Avellino, è stato aggredito ieri pomeriggio da alcuni detenuti della sezione transito. In difesa del religioso è intervenuta un'ispettrice della polizia penitenziaria, che è stata a sua volta picchiata. Per le ferite riportate si è reso necessario il suo ricovero nel pronto soccorso dell'ospedale Moscati. La tensione, ha dichiarato Orlando Scocca, coordinatore regionale della FPCGL Polizia Penitenziaria, è arrivata a livelli insostenibili, così come il carico di lavoro degli agenti, che devono gestire un affollamento che ha superato il 121%. Sul caso è intervenuto anche Mirko Manna, coordinatore nazionale del sindacato, che ha aggiunto: le aggressioni gettano luce su una realtà preoccupante per le modalità e per i soggetti coinvolti. Denunciamo ancora una volta l'urgenza di interventi mirati e di una strategia complessiva per affrontare le problematiche del sistema penitenziario. Violenza a Napoli, una donna aggredisce la madre e poi le forze dell'ordine, arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni al pubblico ufficiale. Ancora tensioni e storie di disagio sociale a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di una donna aggredita dalla figlia. I poliziotti, giunti immediatamente presso l'abitazione della vittima, hanno notato che aveva il volto tumefatto e poco distante hanno visto un'altra donna in evidente stato di alterazione psicofisica, con accanto una bottiglia di acqua alcol semivuota. Quest'ultima, anche in presenza delle forze dell'ordine, ha prima minacciato e aggredito fisicamente la madre, come già avvenuto in precedenti occasioni, e successivamente anche gli agenti. Una 33enne originaria della Bielorussia è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lite in famiglia, cucina a soqquadro e mobili danneggiati. È successo a Portici, dove i carabinieri hanno arrestato una donna e un uomo. Una lite che stava per finire in tragedia a Portici. Una donna piena di lividi è stata tratta in salvo dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, in un appartamento del comune vesuviano.
Nell'abitazione c'era un uomo, la sua compagna e il padre di lei. Il primo ha 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Dopo poco però i militari hanno sorpreso padre e figlia a discutere in maniera animata. La donna accusava il genitore di aver denunciato il proprio compagno. Da indagini successive gli inquirenti hanno accertato che il 73enne aveva già denunciato in passato la 37enne per reati gravi come maltrattamenti ed estorsione e a subire vessazioni della coppia era da tempo l'anziano. Anche la donna è stata arrestata e trasferita nel penitenziario di Pozzuoli. Sono sempre più gli adolescenti che sfrecciano la guida di auto di grossa cilindrata. Le immagini diventano poi virali sui social. Andiamo a Giugliano. Un nuovo fenomeno che coinvolge sempre più adolescenti si sta diffondendo sempre di più a Napoli in provincia. Si tratta di corse clandestine in auto che spesso hanno luogo sulla circonvallazione esterna. I protagonisti sono nella maggior parte dei casi ragazzi neopatentati che sfrecciano alla guida di auto di grossa cilindrata, forse noleggiate, spingono il piede sull'acceleratore e ridono, filmando la scena. Successivamente pubblicano il video sui social, cercando l'apprezzamento della rete. Sono giunte diverse segnalazioni e sembrerebbe che gli episodi accadano nei pressi di un parco commerciale frequentato da famiglie. Nei mesi scorsi era stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli a denunciare l'accaduto di recente nel parcheggio dell'Ipercop di Afragola, una situazione allarmante ad alto rischio che rischia solo di degenerare. A Capri una banda di truffatori deruba anziana con la scusante del figlio arrestato. Ennesimo caso di truffa ai danni di un'anziana. Una settantenne è stata derubata da una banda di malviventi sull'isola di Capri. La vittima è stata raggirata con una telefonata nella quale le è stato comunicato che il figlio era stato arrestato per aver causato un incidente a una donna incinta in sella a una bicicletta. È stato un finto maresciallo a rassicurarla, dicendole che il figlio poteva essere rilasciato soltanto dietro il pagamento di una cauzione. I criminali le hanno chiesto se aveva denaro in casa e se fosse sola. La donna, in preda al panico, ha negato di avere contanti, ma ha confessato di possedere gioielli di valore. I ladri si sono quindi presentati a casa della vittima, sottraendole tutti i beni. Solo il giorno seguente ha scoperto che il figlio non era mai stato arrestato ed era regolarmente al lavoro e si è quindi rivolta ai carabinieri, che stanno indagando per fermare i malfattori. Due scosse di terremoto avvertite a Pozzuoli e nei comuni dell'area flegrea. Torna a tremare la terra nei campi flegrei. Brutto risveglio questa mattina per i cittadini di Pozzuoli e dei comuni limitrofi. Due forti scosse di terremoto sono state avvertite poco dopo l'alba. La prima è stata registrata alle 7.14 con una magnitudo di 2.9. Alle 7.32 c'è stata la seconda con una magnitudo di 3.2. Lo sciame è stato percepito fortemente dalla popolazione, in particolar modo ad Arco Felice, via Campana e poi a Toiano, Licola e Monteruscello. Panico anche nei quartieri dell'area occidentale di Napoli, come Bagnoli, Pianura, Agnano e Fuorigrotta. Molti genitori intimoriti hanno preferito non mandare i figli a scuola. Deserti, infatti, numerosi istituti scolastici a Pozzuoli. Per fortuna non sono stati registrati danni. Il sindaco Luigi Manzoni ha rassicurato i cittadini, invitandoli ad evitare allarmismi. Attraverso i social ha dichiarato: «Siamo in contatto costante con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile. La situazione è sotto controllo». Il turismo sostenibile al centro del MIT Forum che ha preso il via a Napoli, presente anche il ministro Santanchè. Respinta la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro Daniela Santanchè, ministro del turismo, che ha risposto alle domande dei cronisti durante il MIT Forum al Museo di Petrarsa. Il mio stato d'animo è uguale a quello di ieri, quello di una settimana fa, di un mese fa, assolutamente tranquilla. Quindi a fare il mio lavoro, come vedete anche qua oggi, come ieri e come farò domani. Il Parlamento, credo che in una democrazia è sovrano, il voto mi sembra molto chiaro, per cui assolutamente non direi serena ma molto tranquilla. Il turismo è l'argomento predominante di tale meeting e su ciò ha avuto modo di rendere noti i programmi del governo.
abbiamo messo i fondi per aiutare alla sostenibilità, perché il turismo deve essere sostenibile, però la sostenibilità è anche un costo e quindi vogliamo essere a fianco degli imprenditori, delle imprese che comunque faranno questo. Abbiamo messo il 1.380 milioni del Futur per quanto riguarda anche qua l'ammodernamento delle nostre strutture recettive, la sostenibilità. Di Leggio Diffamante, il primo cittadino di Benevento, ha definito così le parole di Carlo Carenda, che ha parlato di cultura della mafia sui social associandovi Mastella. Clemente Mastella annuncia querela. Proprio non ci sta le dichiarazioni sui social di Carlo Calenda, che in un post commentando le liste di Renzi con Emma Bonino ha scritto: non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto dei valori europei. Il sindaco di Benevento lo ha definito odiatore social e non conoscitore della sua storia politica. Io ho combattuto senza sconti la criminalità organizzata da ministro della giustizia, ha detto. Se Calenda studiasse saprebbe che da cattolico sono stato fautore, diretto protagonista di storiche battaglie care alla cultura radicale. Da guardasigilli sono stato il promotore dell'ultimo indulto che sia stato portato a termine in Italia e sulla condizione delle carceri ho sempre dedicato attenzione ed energie insieme a mia moglie. Il leader di Noi di Centro si è poi soffermato su Renzi, che, ha detto, ha miracolato Calenda con cariche importanti, sottraendolo dall'anonimato, ma è stato ripagato con perfidia e ingratitudine. Il politico campano ha infine assicurato che non ritirerà la querela, come già capitato un'altra volta. Non arretrerò di un millimetro per rispetto alla mia famiglia, alla mia etica e ai miei elettori, ha concluso. Oggi la seduta del Consiglio Comunale di Napoli è saltata per mancanza del numero legale. Una nuova fumata nera per il Consiglio Comunale. La seduta prevista è saltata per mancanza del numero legale. Al suono della campanella, infatti, con l'appello nominale erano presenti solo 19 consiglieri, un numero insufficiente per svolgere i lavori. La seduta, presieduta da Vincenza Amato, è stata sciolta. Tra gli argomenti all'ordine del giorno erano previsti la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2024-2026 e l'approvazione delle tariffe, delle esenzioni ed agevolazioni, del sistema di gestione della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024. Tutto rimandato alla prossima seduta prevista per il 9 e 10 aprile. In aula era presente il consigliere comunale Antonio Bassolino, che ha spiegato. E poi c'era all'ordine del giorno sempre la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, che è fondamentale per poter approvare il bilancio, bilancio per il quale la prefettura giustamente ha sollecitato, perché il tempo passa e vi sono scadenze che bisogna rispettare. E il problema è che la maggioranza non riesce ad assicurare la presenza necessaria. E questo è chiaramente sbagliato, perché il Consiglio Comunale è un organo importantissimo ed è davvero un peccato stare qui. E ora, si chiama l'appello, assenti, presenti, e poi si scioglie il Consiglio Comunale. Non va bene così, non va bene. Sulla vicenda, in una nota, si sono espressi anche i consiglieri comunali Salvatore Guangi e Iris Savassano di Forza Italia, che hanno dichiarato grave ancora una volta l'assenza della maggioranza in aula. La città soffre del blocco che c'è in consiglio, i lavori sono ormai fermi da settimane, una maggioranza assente, hanno detto, in crisi, con l'aggiunta della consueta assenza del sindaco in aula. Nello scorso consiglio, si legge ancora nella nota, per la presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni Forza Italia era in aula. Oggi hanno concluso, mutate le condizioni, abbiamo attestato l'inconsistenza del numero legale. Ed in consiglio si sarebbe dovuto discutere anche del mare gratuito e libero. Tale questione è stata rimandata. Salta ancora la seduta del Consiglio Comunale e salta nuovamente la discussione che era all'ordine del giorno sulla questione mare, così come è avvenuto 2 settimane fa, quando ci fu una vivace protesta degli attivisti in Via Verdi con tanto di allestimento di campo di beach volley, ombrelloni e sedia a sdraio per chiedere ancora una volta che sia liberata tutta la linea di costa da San Giovanni a Bagnoli e restituito il mare libero ai cittadini. Ancora una volta è tutto da rifare. Gli argomenti all'ordine del giorno di oggi sono rimasti
rimandate alla prossima seduta fissata per il 9 e 10 aprile. Il consigliere comunale Sergio D'Angelo, eletto in consiglio con la lista Napoli Solidale, ha espresso il suo disappunto. Io spero davvero che questo secondo incidente non abbia nulla a che fare con il merito delle proposte che avanziamo, perché davvero sarebbe molto grave se si dovesse trattare di questo. Noi proponiamo al Consiglio Comunale, con un emendamento, di modificare la nota integrativa del DUP, che è il documento unico di programmazione, quindi un documento fondamentale che è alla base di tutti gli interventi e gli atti amministrativi di un'amministrazione comunale, e ci prevediamo esattamente che occorra rispettare la norma già prevista da tempo, che impone all'autorità portuale il passaggio di consegne e la responsabilità di tutte le coste, dei 28 chilometri di costa, alla competenza del Comune di Napoli. Parliamo di consumi, perché stupisce scoprire che il Comune di Napoli riceve ogni mese 5.000 bollette. Anche il Comune di Napoli periodicamente si ritrova a fare i conti con le bollette elettriche, ma non sono poche, si tratta di ben 4.978 al mese. L'ente partenopeo è infatti intestatario di 5.700 utenze sparse in tutta la città. Sono troppe, dicono da Palazzo San Giacomo. Risulta difficile controllare i consumi. Ed ora si cerca di correre ai ripari con un piano che possa ridurre le fatture a 70 e riesca ad abbattere anche i tempi di pagamento ad altri fornitori. A stringere la cinghia sui consumi saranno anche i cittadini destinatari del bonus bollette 2024, che veniva concesso insieme al bonus sociale per le bollette della luce e che terminerà proprio nel mese di aprile. L'agevolazione era stata prolungata dal governo Meloni, ma ormai è giunta al termine, non essendo stata rinnovata. Nel weekend sarà sospesa la circolazione per la Circumvesuviana per lavori sulle tratte di Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla Poggiomarino-Torre Annunziata. Nuovi disagi per i pendolari che usufruiscono del trasporto su ferro dell'EAB. L'ente autonomo Volturno comunica che, per consentire l'effettuazione dei lavori straordinari nei giorni 6 e 7 aprile, il servizio sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla Poggiomarino-Torre Annunziata sarà sospeso. I lavori interesseranno l'attivazione del nuovo sistema di comando centralizzato del traffico, che consentirà una maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario ed una migliore gestione del traffico. La circolazione sulle linee interessate riprenderà regolarmente ad inizio servizio lunedì. Saranno allestite corse bus sostitutive sulle tratte interessate. Nella giornata di sabato i treni delle 11.14 da e per Torre Annunziata non saranno effettuati. Previsto invece un convoglio straordinario con partenza dal comune vesuviano alle ore 20.44 ed arrivo a Napoli Porta Nolana alle 21.22. Sospesi anche domenica i treni delle 11.08, delle 15.20 e delle 18.20 da Torre Annunziata. Per incentivare i napoletani a visitare il Museo di Capodimonte arriva la card nominale. In arrivo da oggi una novità per visitare a Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte tutto l'anno, la card nominale. L'abbonamento consente ingressi limitati al museo e alle mostre temporanee nel corso dell'anno di attivazione, una fila dedicata con ingresso prioritario, riduzioni per un accompagnatore, da 15 a 12 euro per un adulto di età superiore ai 25 anni e uno sconto nei punti ristoro di Capodimonte. Le tre tipologie card sono suddivise per adulti di età superiore ai 25 anni al costo di 50 euro, per le famiglie al costo di 70 euro, per due adulti di età superiore ai 25 anni più under 18, per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni al costo di 10 euro. I ticket sono acquistabili nella biglietteria del museo, ma anche online. L'abbonamento annuale è un invito a ritornare nel museo più volte nel corso dell'anno, ha dichiarato il direttore Schmidt. Un modo per contribuire a sostenere Capodimonte, rinsaldando concretamente il legame affettivo e conoscitivo dei cittadini. Un ottimo regalo, ha poi concluso, che esprime passione per l'arte e per la cultura. 12 teatri campani saranno monumenti nazionali. La proposta di legge è stata approvata alla Camera.
Sono 12 teatri della Campania, inclusi nella lista dei 408, che si preparano a essere dichiarati monumento nazionale, secondo la proposta di legge approvata alla Camera e ora in attesa di esame al Senato. Nell'originaria lista breve del testo c'erano 46 teatri ed erano inclusi il San Carlo di Napoli e il Verdi di Salerno. L'elenco definitivo annovera anche il Verdi di Cava dei Tirreni, il Vittorio Emanuele di Salerno, il Mercadante e il San Ferdinando di Napoli e poi ancora il Vittorio Emanuele di Benevento, il Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, il Costantino Parravano e il Teatro di Corte della Reggia Caserta, il Ricciardi di Capua e il Cimarosa di Aversa. Nel testo si prevede che possano comunque essere dichiarati monumento nazionale i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni o quelli la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico. Hanno diritto al riconoscimento anche quei teatri il cui edificio sia stato riconosciuto di interesse culturale. Ogni giorno, subito dopo l'edizione delle ore 13:45 del telegiornale dal lunedì al venerdì, l'approfondimento di Campi Flegre TV in onda sul canale 99 del digitale terrestre, sul web www.tvcampiflegrei.it e sui nostri social network. Parleremo di sanità e delle condizioni in cui sono costretti a lavorare medici e operatori sanitari, ma anche di benessere e nutrizione con esperti del settore. Ricerca, focus sul mondo dell'università e dell'insegnamento e per cronaca attualità la riforma della giustizia. Con la voce di magistrati e avvocati, ampio spazio al lavoro e alle vertenze ancora in corso, al welfare, all'ambiente e al cambiamento climatico, infine cinema, musica e spettacolo con le offerte che il territorio campano propone ogni settimana, in diretta da lunedì al venerdì, canale 99 del digitale terrestre, dopo il TG delle ore 13:45, non mancate. Andiamo ora in pubblicità, torniamo in studio per parlare di calcio. Serietà, garanzie e rispetto delle tempistiche sono le premesse fondamentali per la creazione di un percorso che condurrà al successo. Sviluppo, crescita costante e raggiungimento degli obiettivi. Un sogno? No, è la realtà di Cofim SRL, azienda di impianti e sistemi segnaletici. Da 30 anni ti indichiamo la giusta direzione. www.cofimsing.it. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Oltre 20.000 metri quadrati di esposizione per venire incontro ad ogni tipo di esigenza. Da noi troverete tutto il legno che state cercando: rovere, frassino, castagno, castagno francese, pino marittimo, iroco. Non solo legno grezzo, ma anche pannellatura di ogni tipo: Kindl, Abet, Saib collezioni Diblos e Istantis e una vasta scelta di top per cucine: Baido, Phoenix, inoltre Sandwood, Listellare d'Abete, prodotto austriaco serigrafato e scalpellato a mano. Consulenza, progettazione, taglio, foratura, assemblaggio, kit casse, bordatura, lavorazione in 3D, lavorazione laser, piallatura, pantografature anche in verticale. Una ferramenta specializzata dove troverete tutto: cerniere, cerniere ammortizzate, vernici, impregnante colle, pennelli e una vasta scelta di elettroutensili delle migliori marche.
Nel centro Brico troverete una vasta scelta di porte, listelli, battiscopa, verniciati, copripili, mensole angoli, salvaspigoli, listelli grezzi pronti all'uso per essere verniciati. Tantissime offerte di elettrodomestici da incasso a libera installazione delle migliori marche: Frank, Miele, Smeg, Samsung, Smepa, Glen Gas, Telma, Whirlpool, Indesit. Per i vostri terrazzi e giardini troverete una vasta gamma di strutture in legno, grigliati, staccionate e gazebi. Vi aspettiamo nelle nostre sedi di Via Campana Pozzuoli, Via Stadera Poggioreale, Via Pascoli Casoria, Napoli. Il peschereccio a Villa Ricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Somek, eccellenza nel settore della carpinteria e serramenti. Partner di marchi come McDonald's, Roadhouse, Autogrill, Chef Express, Motta e Campari, Poke House, Calavera, Wagamama, La Feltrinelli, Metro Cash and Carry, H&M e tanti altri. Operatività su tutto il territorio nazionale con lo scopo principale di soddisfare ogni singola richiesta del cliente, garantendo qualità, precisione e affidabilità. Somek, se vuoi il massimo, sai a chi affidarti. Lux.com. Più servizi, più prevenzione, più salute. E non solo. Offriamo anche la possibilità di accedere a vari servizi come holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma. Senza dimenticare il nostro spazio benessere, perché ricorda, mens sana in corpore sano. Cosa aspetti? La farmacia Solfatara è proprio quello che stavi cercando. Efficienza, qualità e anche tanto relax. Vieni a trovarci in via Solfatara 119 a Pozzuoli. Troverai personale altamente qualificato che ti supporterà nella scelta del percorso adatto a te e alle tue esigenze. Farmacia Solfatara. Dottoressa La Marca. Prezzi alle stelle? Troppi rincari? Vuoi risparmiare carburante dal 15% e fino al 45%? Che cosa aspetti? Sfrutta l'opzione New Compact Hydrogen System, installabile su auto a benzina, diesel e gas. Chiama CRV Centro Revisioni Auto e Moto e pianifica il tuo mega sconto. Sicurezza, professionalità e solo servizi di elevata qualità. CRV. Ti aspettiamo in via Ianfolla 308 a Napoli. Il patrono azzurro è stato ascoltato dalla Procura di Roma sulla questione riguardante le plusvalenze fittizie che avrebbero facilitato l'arrivo a Napoli del calciatore nigeriano Osimhen, la sua linea di difesa. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato dalla Procura di Roma riguardo il caso di plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Victor Osimhen da Lille nell'estate del 2020. Il patron azzurro, in compagnia dei legali Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini sul presunto falso in bilancio in circa due ore di incontro. Il numero uno del Napoli si sarebbe difeso affermando che la sua società, alla luce della solidità economica dei suoi conti, non avrebbe avuto nessun interesse nel creare plusvalenze fittizie. Queste le parole a caldo di ADL. È stata una trattativa puramente sportiva e sportive sono state le valutazioni dei giocatori, anche dei giovani. L'ha condotta per intero l'ex direttore sportivo Giuntoli. Io non credo nemmeno di averlo mai conosciuto, il presidente del Lille. Nel mirino anche i giocatori che rientrarono nell'affare. Il portiere Orestis Carnesis e tre giovani del settore giovanile azzurro, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. Come emerso dal bilancio del Napoli del 2021, i tre giovani furono valutati dai 4 ai 7 milioni di euro, di oltre 5 milioni invece la valutazione di Carnesis.
Nel dettaglio, Osimhen fu acquistato dal Napoli per quasi 77 milioni di euro, mentre i quattro calciatori sopracitati andarono al Lille generando plusvalenze complessive di poco superiori ai 20 milioni di euro. Con un comunicato sul proprio account X, il Napoli ha sottolineato che è stato lo stesso De Laurentiis a voler essere ascoltato. Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai pubblici ministeri della Procura di Roma nell'ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen, si legge sul sito del club azzurro. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo potrebbe salutare dopo una stagione difficile, sono tante le squadre interessate a lui. Dubbi sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Dopo una stagione in chiaroscuro, l'ex Empoli potrebbe cercare una nuova sistemazione per giugno. Sul capitano del Napoli, che ha un contratto con il club azzurro fino al 2028, è forte l'interesse dell'Inter. Questa volta Marotta ed Ausilio sarebbero disposti ad imbastire una trattativa con De Laurentiis senza aspettare il colpo a zero in scadenza, come nel caso di Piotr Zielinski e in tante altre occasioni. Restando a Milano, sponda rossonera, ci sono notizie anche riguardo un sondaggio del Milan per il terzino classe 93. Di Lorenzo piace molto pure in Inghilterra. Su di lui ci sono Manchester United ed Aston Villa, club che a livello economico potrebbero soddisfare senza troppi problemi le richieste del Napoli e del giocatore. Ad ogni modo, qualsiasi discorso su un'eventuale cessione così importante sarà rimandato dopo l'approdo in azzurro di Giovanni Manna, prossimo DS della squadra campana. Manna dovrà gestire anche altre situazioni piuttosto delicate. Oltre alla già citata partenza di Zielinski, che andrà dunque sostituito, tiene banco la questione del centrale difensivo, con il vuoto lasciato da Kim che reclama ancora un interprete adatto. Infine, resta ovviamente da individuare chi raccoglierà l'eredità di Victor Osimhen in avanti, sfruttando il tesoretto ricavato dalla clausola del nigeriano. Andiamo ora con le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentare. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530 081 866 6155, email ordini@mepalimentari.com.
Arofe, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento di rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofe. Hai sognato quell'auto? L'hai voluta? Desiderata e sempre rinviato l'acquisto? Oggi tutto può diventare finalmente realtà. Da New D'Alterio Cars vendiamo auto a chilometro zero e modelli usati. Trattiamo i principali marchi del settore, tra cui Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo e tanti altri. Vari modelli da quelli super economici alle auto di lusso. Non perdere la tua occasione. Ti aspettiamo in via Cicori 34 a Quarto. Troverai esperti qualificati pronti a consigliarti e ad accompagnarti nella scelta dell'auto che fa per te. Ti attendono prezzi da capogiro e super scontati. Che aspetti? Chiamaci al 334-3613-759. New D'Alterio Cars. Da 26 anni leader del settore. È tutto con la nostra informazione, buon proseguimento sempre su Campi Flegrei TV e con la nostra informazione e programmazione quotidiana.